Amici e amiche di Televallassina, ben ritrovati. Potremmo definire questo servizio una puntata speciale della rubrica che conduco quotidianamente su questa nostra amata Televallassina, Santi e Beati. Un servizio che però oggi vuole dare un annuncio gioioso, non parlarvi di un santo, di un beato che c'è stato, ma di un futuro beato. Infatti il prossimo 3 febbraio 2018 Bellagio, rinomato e famoso comune della provincia di Como, avrà tra i suoi nascituri un beato, Teresio Olivelli. Martire vigevanese, ucciso in odio alla fede cristiana nel campo di sterminio di Erzbruck in Germania, verrà proclamato beato sabato 3 febbraio 2018. A dare l'annuncio è il vescovo di Vigevano, Monsignor Maurizio Gervasoni, in un messaggio nel quale rende noto che Papa Francesco, accogliendo l'istanza del postulatore avanzata in accordo con la diocesi di Vigevano, ha disposto che il rito di beatificazione abbia luogo a Vigevano. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, in qualità di rappresentante del Sommo Pontefice. L'evento si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di Vigevano alle ore 10:30. Per il vescovo di Vigevano, la figura di Olivelli appare come costante e forte testimonianza della fede in Gesù Cristo, incarnata in opere di carità e di servizio, soprattutto ai deboli e alle vittime della violenza e dell'odio. Tale testimonianza ha trovato compimento nel martirio, subito, ma anche accolto e voluto per accompagnare con la presenza di Gesù i compagni di prigionia destinati allo sterminio nazista. Olivelli è stato discepolo innamorato di Gesù Cristo e figlio appassionato della Santa Madre Chiesa, un fedele laico, socio di Azione Cattolica e della FUCI, la cui fede rigetta qualsiasi forma di male e di violenza. La sua eroica testimonianza cristiana è scomoda e ci scomoda perché richiama il banco di prova della nostra sequela professata, l'amore incondizionato al prossimo. Ma chi è Teresio Olivelli? Teresio è nato a Bellagio, in provincia di Como, il 7 gennaio 1916. Si trasferì a 10 anni a Mortara e proseguì gli studi a Vigevano e nell'Università di Pavia. Nel 1941 si arruolò tra gli alpini e prese parte alla campagna di Russia, dedicandosi eroicamente all'assistenza spirituale ai moribondi. Tornato in Italia, prese definitivamente le distanze dal regime fascista che aveva vanamente cercato di riformare dall'interno. Tra prigioni, fughe ed evasioni, cercò di avviare un progetto di ricostruzione del paese dopo la guerra, come testimonia la nascita del giornale Il Ribelle nel 1944. Fu definitivamente imprigionato e inviato a Gries, poi a Flossenbürg, in Baviera e infine a Erzbruck, dove assistette tra gli altri Odoardo Focherini, proclamato beato nel 2013. Ormai consumato dagli stenti, Teresio morì il 17 gennaio 1945, in seguito alle percosse ricevute al posto di un giovane prigioniero ucraino che aveva riparato col suo corpo. La sua causa di beatificazione si è svolta nella fase diocesana presso la curia vescovile di Vigevano su un duplice binario, ossia sia per l'indagine delle virtù eroiche, sia per quella del martirio. Inizialmente, il 14 dicembre 2015,
è stato autorizzato il decreto con cui veniva dichiarato venerabile. A seguito della presentazione di ulteriori prove per accertare la sua morte in odio alla fede, il 16 giugno 2017 Papa Francesco ha dato il proprio assenso alla promulgazione del decreto con cui Teresio Livelli poteva essere dichiarato martire. Con Teresio Olivelli la Chiesa si arricchisce di un altro santo e gli amici alpini di un altro celeste patrono, insieme a San Maurizio e al beato Don Carlo Gnocchi. Al venerabile futuro beato Teresio Olivelli affidiamo quindi tutti gli alpini e tutti i cristiani perseguitati con la bellissima preghiera scritta dallo stesso Teresio, la famosa preghiera del ribelle. Signore, che fra gli uomini drizzasti la tua croce, segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la sordità inerte della massa, a noi, oppressi da un giogo oneroso e crudele che in noi e prima di noi ha calpestato te, fonte di libere vite, dà la forza della ribellione. Dio, che sei verità e libertà, facci liberi e intensi. Alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore, tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, nell'ora delle tenebre ci sostenti la tua vittoria. Sii nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza. Quanto più s'addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti. Nella tortura serra le nostre labbra, spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fa che il nostro sangue si unisca al tuo innocente e a quello dei nostri morti a crescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti, io sono la risurrezione e la vita, rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti. Veglia tu sulle nostre famiglie, sui monti ventosi e nelle catacombe delle città, dal fondo delle prigioni noi ti preghiamo. Sia in noi la pace che tu solo sai dare. Dio della pace degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi ribelli per amore.